Le dispiace ricordarmi che tipo di parentela ha con Pace? Oh, sono la bisprozia della nipote della moglie del fratello del cugino acquisito. Da parte di mamma. Ah, è così, non è vero, Kronk? 99 scimmie saltavano sul letto. Una cadde in terra e si ruppe il cervelletto. Senta, mi dispiace davvero che siate dovuti arrivare fin qui, ma... Oh. Come le ho già detto poco fa, se ben ricorda, Pacia non è in casa. Comunque gli dirò che siete passati. Oh, lo farebbe davvero! Grazie, sarebbe fantastico! Ups! Che sbadata! No, no! Lasci pure. Nasconde qualcosa! Al mio segnale perquisiamo la casa! Come vuoi, ma ho ancora 90 scimmie sul letto! Ora, mentre aspettiamo Sacha... Pacia! Ah già, la lontananza... Potremmo visitare questa casa così graziosa! Ma perché non ripassate con comodo quando Pacia sarà tornato? Scommetto che sarà felicissimo di forno! Ho dimenticato qualcosa nel forno! Scusi un attimo! Vi mostro una variante che ho inventato io. Al mio via, ci scambiamo i posti. È il momento, vai! E via! Quindi dobbiamo trovare il laboratorio segreto e restituirgli il vero aspetto. Ehi là! Era lui. Ops. Sai una cosa? Non credo che sia la mia vera bistruzia. Sembra più la mia bis. Vai, io cercherò di trattenerli, così sarete in vantaggio. Grazie, cara. Hai una moglie adorabile. E anche l'altra non è male. Bis. Oh, insomma, ne hai per molto? Bispruzia. Allora, dove eravamo? Senti, tesoro, noi non ce ne andiamo finché... Non vi mostrerò la casa, volentieri. Sarà stata una buona idea lasciare la tua famiglia con quei due? Non preoccuparti, sanno come cavarsela. Come sarebbe? La porta è bloccata, provate a girare il pomello. Qui dentro non c'è alcun pomello. Ma davvero? Ne è sicura? E va bene, adesso ne ho abbastanza. Dicci dove si trova il lama parlante e noi bruceremo la tua casa. Forse volevi dire oh. No! Dicci dove si trova il lama parlante o noi bruceremo la tua casa. Scegli la frase allora, si tratta di una congiunzione decisiva. No! Ora basta! Kronk, sfonda la porta! Sfonda la porta? Se, ma vuoi scherzare? È di legno massiccio. Proprio come la tua testa! Oh, spostati e la sfondo da sola! E uno. Bene, ragazzi, sapete cosa fare. E due. Sì, mamma. E tre. Ci siamo, ragazzi. Siete tutti pronti? Al mio... Via! Brutte pesti malefiche! Eccoli! Li ho visti, Kronk! Mi sono proprio divertito. Spero non aspetteremo la prossima riunione familiare per rivederci. Devo proprio andare.